Danger! 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 Oh yeah! Boom, baby! Un saluto da Devi, oggi vi mostro un incrociatore americano di livello 4, ovvero la Phoenix. Phoenix che ha 10 cannoni da 152 mm, 2 torrette per i siluri con 3 tubi a testa che avranno un range massimo di 5,5 km. Vediamo che il matchmaking è abbastanza interessante, ci sono dei livelli 6, noi abbiamo una porta aerei, però sicuramente quella Bogue sarà settata con due bombardieri e due fighters, o due fighters e un bombardiere, ora non ricordo bene com'è il flight control. Poi abbiamo New Mexico, loro hanno la fuso, insomma, sicuramente la fuso, secondo me, vedete, ha l'aereo silurante, va bene, quindi mi sa che ha solo quei due aerei, ottimo, non è che può fare molto, va bene. Allora, cerchiamo di, sì, devo entrare dentro il punto di Charlie, cercherò di stare vicino ovviamente alle mie navi perché con dei livelli alti la Phoenix può soffrire. Vedete che loro hanno un gran numero di incrociatori. Noi ne abbiamo 4, loro ne hanno 6 se non vedo male. Abbiamo, loro hanno la Minekaze, Farragut, insomma, sarà una partita interessante. Vediamo, forse dovrei... Vediamo, Fuso... La Oba... Volevo capire un poco dove vanno questi giocatori. Vediamo, no, non riesco a sparare. Se quella Farragut... sì, sta avvenendo centrale. Mi conviene. Vediamo. Devo capire dove va. No, ok. Sta andando a destra. Sta andando a destra, va bene. Sul settore di destra abbiamo un paio di navi. Allora, lì cos'è? Una Kuma. Una Cavaggio, New Mexico. Vabbè, facciamo così che facciamo prima. Questo qui si sta avventurando, non lo so dove sta andando. Potrei anche cercare di fare un muro centrale. E poi andare a dare supporto sul lato... Il lato destro lo vedo un po'... Va bene, allora... Diamo prima, sì, quella Oma ha deciso di provare a venire per vie centrali. Una scelta coraggiosa e secondo me errata. Tra l'altro mi è capitata la mappa più brutta che mi potesse capitare per questa nave. Va bene, sarà uno scontro subito, pronti via. Ed è subito magia. Allora... Quella Isokaze deve immediatamente andare via da lì, altrimenti rischia. Ricordiamo che abbiamo i siluri, anche la Oma ce li ha, quindi dobbiamo un poco... infatti viene... Ottimo! Via, continuiamo così. Ok, continuiamo con i cannoni, dai, 12 hit per il momento. Un altro incendio, ottimo. Sì, ok, andiamo tutto a destra. Un altro incendio, perfetto. Sì, ma è ormai troppo tardi. Sì, va bene. Poi la kill viene, se la prende la Isokaze che, non dirmi che fa una brutta fine, va bene, perfetto così, ottimo. Eccola lì, la Farragut, dobbiamo cercare di eliminarla. Abbiamo anche il tasto T, che sarebbe l'idroacustica, mi permette di spottare più facilmente le navi avversarie, in caso queste, per esempio, stiano utilizzando una cortina di fumo. Allora, andiamo su Barbarossa, ciao Barbarossa, sei italiano e mi segui. Però in questo caso diciamo che mi dovresti dare la kill in maniera molto gentile, sempre ovviamente. Attiviamo, ok, giusto per capire se ci sono siluri. Vediamo se la...
Ok, un incendio. E poi forse una kill. Ok, una kill, va bene. Ecco, la Farragut si è avvicinata molto. Dai, 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 questo è un pericolo, è un pericolo. Ok. Andiamo, andiamo, continuiamo a sparare. Magari però devo aggiustare un po' con la mira. Purtroppo sta finendo l'idroacustica, però sappiamo che è lì. Lo sappiamo, quindi continuiamo. Spegniamo immediatamente l'incendio. C'è qualcuno che è in effetti c'è questa Kuma che mi dà fastidio, maledetta. C'è la Kuma dietro, però non posso far niente perché insomma, uno alla volta. Uno alla volta. Dai, 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 dai. La nave brucia, brucia inesorabilmente. Dai, dai, concentrazione, la nave brucia, continua a bruciare, sia quella mia che quella dell'avversario. Ripeto, il matchmaking e soprattutto la mappa non sono l'ideale per questa nave. Diciamo che siamo stati favoriti dai nemici che sono venuti praticamente incontro, quindi su questo punto di vista siamo stati fortunati. Abbiamo praticamente lavorato vicino alla nostra base, non ci siamo mossi, è stata una partita, ormai penso che sia vinta. È stata una partita alla fine penso giusta. Ho attivato l'idroacustica quando mi poteva servire. Ho impedito a quella Oma di avanzare per vie centrali. Magari voleva andare a distruggere la nostra Bogo. Comunque la porta aerea è sempre buono proteggerla, ovviamente. Allora, io adesso ho pochi HP, quindi devo un po' regolarmi. Vediamo quel tizio punta i suoi cannoni, mi sa da tutt'altra parte. Io quindi posso sparare tranquillamente. Vediamo se lo becco. No, forse un po' più a sinistra perché lui è abbastanza lento. No, invece l'ho beccato. Va bene, l'ho messo fuori uso qualcosina. Non fa mai male. Ovviamente sparo le HE, ragazzi, non sto a dirvelo. Con un incrociatore soprattutto americano che ha un buon ratio di fuoco, una cadenza di fuoco, anzi, vado a sparare le mie HE. Allora, ho 4000 punti. Pochissimi. Quelle navi potrebbero distruggermi in maniera molto semplice. Allora, io potrei anche andare a prendere il punto di Bravo alla fine, perché vedete che le altre navi hanno parecchi HP. Io ne ho pochi, quindi sarebbe anche una buona cosa. Non sarebbe errata come pensata. Io inizio a non avere più range, purtroppo, però inizio ad averlo su quella New Mexico che sta puntando da tutt'altra parte, quindi io posso anche mettere i motori a zero, anzi vado in retromarcia perché lui comunque non mi guarda. Ottimo. Esatto, adesso continuiamo su questo, su questa lunghezza di tiro. 363, tutto quello che portiamo a casa e che mettiamo a segno lo portiamo a casa e va bene così. Un incendio, ottimo. Lui non può fare assolutamente niente perché finché gira le torrette, finché capisce quale avversario deve sparare, insomma, ci mette un bel po'. Dobbiamo puntare a 8 tacche, 7.40 secondi, praticamente sono 8 tacche, un attacco è un secondo, ricordiamolo. Adesso lui sta stringendo, vabbè, ormai è, diciamo che è andato. Va bene, allora, una fuso. Io, ragazzi, mi vado a prendere il punto di Bravo. Eh sì, andiamo a prendere il punto di Bravo, va bene. Comunque, ripeto, anche per coloro che non hanno visto il video di War Thunder, oggi mi sto un po' incespicando con le parole,
Il canale resterà chiuso per una decina di giorni, in quanto non sarò in Italia, quindi mi prendo una piccola, pausa dal canale. Non vi preoccupare, se non vedete, dei video che escono per una decina di giorni, non è che il canale Devi è chiuso, semplicemente non sono fisicamente davanti al computer a registrare, solo per quello. Comunque direi una partita meritata, abbiamo giocato bene, tutto il team ha giocato bene. 56 hit per questa nave sono poche. È una nave che può fare anche 100 e passa hit. 2 kill sono accettabili, però se ne fate 4-5 non vi dovete stupire. 6 incendi anch'essi accettabili, poi 3 danni ai moduli avversari ci possono stare. Quindi direi nel complesso una buona partita. Stiamo catturando anche il punto di Bravo. Ormai è questione di tempo, quella Fuso e quella Kuma non hanno speranza, la partita è vinta, dovrebbero conquistare tutti i punti di K e distruggere tutte le nostre navi, una cosa impossibile. Infatti adesso quella Fuso è rimasta da solo, quindi insomma non può davvero nulla. Magari facciamo qualche altro punto conquistando la base, la zona di K di Bravo. L'idroacustica è molto utile, ragazzi, ripeto, se avete nelle vicinanze o pensate che ci sia una nave avversaria che non riuscite a spottare, attivatelo. Così tenete sott'occhio soprattutto i cacciatorpediniere, il vero problema, magari per queste navi. Comunque i cacciatorpedinieri contro gli incrociatori non hanno possibilità. Una cosa è certa, se sparano i siluri e non ve ne accorgete, siete morti, quindi dovete prevenire la minaccia. Allora, quella Fuso mi sa che ha pochissime HP, ormai abbiamo conquistato anche il punto di Bravo, abbiamo 3 punti su 4, una partita, ripeto, perfetta. 11.000 HP e i siluri che arrivano, le aero siluranti, 7.000, 4.000 e direi che ormai è finita. La Fuso comunque è una nave fenomenale, fantastica. Ho fatto parecchi record con quella nave, davvero molto buona. Ormai dobbiamo aspettare solo che finisca i suoi ultimi HP. Magari la Bogue si deve concentrare un po' con la mira automatica. Mira automatica che non condivido per niente perché non mi piace, punto e basta. Allora, vediamo quello che siamo riusciti a guadagnare. Ripeto, non una partita esaltante, però avete visto le potenzialità di questa nave. Allora, vediamo il team score. Ci siamo posizionati secondi, buono. Rapporti dello scontro, questi sono i danni. Danni ricevuti e crediti guadagnati. Bene, ragazzi, il video finisce qui. Io vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, in modo tale da non perdere i miei aggiornamenti. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!